Su, 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 su. Su, su. Allora, in riferimento a quanto ulteriormente emerso ieri, le parti interessate Stanno effettuando approfondimenti per capire se si possono configurare eventuali ipotesi di illecito, che nel caso sarebbero immediatamente segnalate alle autorità competenti. Ognuno si prenderà le proprie responsabilità per ciò che è stato dichiarato. Questo ci siamo preparato da i legali un'altra cosa anche perché io sono stato attaccato pesantemente anche sul discorso della credibilità io devo ribattere per forza sul discorso anche della credibilità a costo zero anche perché ragazzi ognuno è libero di pensarla come vuole noi stiamo organizzando una live senza risposta perché Stiamo cercando, vi avevo parlato di Olin, stiamo cercando di fare una cosa che possa far vergognare certi personaggi che hanno detto determinate cose e in maniera che non possano avere nemmeno, eh, diciamo, diritto di replica, perché vogliamo mettere a nudo un po' tutta la situazione. Noi non promettiamo posti in redazione, innanzitutto, non parlo di giornalisti, eh, parlo di gente su YouTube, noi non promettiamo posti in redazione che non esistono e che non esisteranno mai, perché io so che non esisteranno mai queste redazioni dove vengono promessi i posti e ci sono persone che comunque sono liberissime di dire tutto quello che vogliono, prendendosi ovviamente le loro responsabilità, come è successo qualche ora fa, continuando a dire che noi fomentiamo odio quando i primi fomentatori di odio sono loro e lo sa tutto il web sono loro i primi fomentatori di, di odio da anni, da prima che io salissi su YouTube, perché ci sono circa 7-8 canali e possono testimoniare tutto quello che hanno subito, compreso minacce, offese, sono stati offesi e minacciati personaggi pubblici, quindi sono state chiamate persone, non andare su quel canale, insomma sono stati fatti... Eh, sono state fatte delle cose veramente scandalose. Si parla di credibilità, però tutti ormai si sono scordati. È passata in cavalleria che personaggi che parlano di credibilità non hanno mai difeso l'Inter. Ma difendano un padrone. Innanzitutto, questa non è gente che difende l'Inter. Questa gente difende i loro interessi promettendo anche cose che non esistono. Noi non promettiamo posti di lavoro. Non sto parlando di giornalisti, sto parlando di gente su YouTube che vuole creare chissà che noi non promettiamo posti di lavoro in nessuna redazione. Questo non ti rende più credibile, invece, mi rende più credibile perché noi non chiediamo soldi e abbonamenti per dire fino ad un mese fa, visto che si parla di credibilità, che l'Inter poteva rifinanziare un bond. Avete visto che il rischio ha l'Inter sul prestito. Che la percentuale di rischio è all'Inter sul prestito noi non promettiamo posti di lavoro e non chiediamo soldi abbonamenti dicendo che all'Inter va tutto bene non diciamo che gli sponsor pagano ed è tutto a posto non diciamo che Zhang aspetta la Superlega quando sono cose che non esistono non illudiamo i tifosi sui calciatori a pagamento dicendo che Lukaku rimane all'Inter quando tre giorni dopo è a Londra ok? Non illudiamo i tifosi quando parliamo di acquisti a gennaio di 50 milioni, perché a gennaio vi hanno parlato di operazioni da 50 milioni, vi hanno parlato di giocatori valutati 65 milioni, è tutta fuffa. Questi personaggi qua, che tra l'altro ci hanno dato anche di truffatori, noi truffiamo le idee, della... lo vedremo chi sono poi i truffatori, accuse gravissime, fomentiamo odio. Cioè, allora facciamo una cosa, siccome ci hanno accusato di mandare persone ad offendere, ve lo ripeto, io ho perso due genitori per una brutta malattia, uno a distanza di un altro di sei mesi, ok? Uno a distanza di un altro no, di sei mesi, l'ultima cosa che io farei è augurare le malattie. Allora, appena, siccome, eh, siccome questi fomentatori di odio sono a rantolo non sono più visti, il canale in picchiata e se non fanno dissing a noi non li guarda più nessuno, i numeri parlano chiaro, perché per loro è business, vedano un canale e li triplica, questi sono finiti, si devono inventare qualcosa. Poi dopo andiamo sulla credibilità. Allora io ho incaricato una persona di vedere certe live e di denunciare chi scrive devi morire tutte queste cose qua che io mi dissocio e sono contrarissimo, li denuncieremo noi per voi quindi io ora ho incaricato una persona di vedere quelle live là dove accusano, non fanno i nomi perché sanno che vengono denunciati subito ovviamente no? io ho incaricato una persona ok, di segnalare tutti, tutte le offese tutte le malattie che vengono augurate di denunciare, tanto prenderemo la. mi faccio dare l'ID vado al mio legale, lo faccio denunciare io quelli che augurano le malattie facciamo così magari poi eh, non lo so magari poi forse uno di voi eh avete creato un account cosa che c'è chi lo fa perché so che c'è chi lo fa e che l'ha fatto in passato c'è cioè uno che le fa queste cose qui che è vicino a voi poi magari dopo uno di voi prenderà una denuncia perché è un id creato da uno di voi quindi io ho incaricato una persona visto che e ora volete fare anche le vittime dopo avete diffamato mezzo web. Io ho incaricato una persona di seguire le vostre live di prendere i nominativi dell'ID e di denunciare. Lo denunciamo noi per voi chi vi augura le malattie. Facciamo così. Verranno viste tutte le live ora. Ho incaricato... Sto pagando una persona per fare questo, non sto scherzando. Sto pagando uno studente universitario che ha un po' di tempo il giorno. Vediamo chi sono questi ID che vi augurano le malattie. Quindi, parlando di credibilità, chiedendo abbonamenti, chiedendo soldi, mi sono state raccontate sempre delle cose che i fatti parlano chiaro, che non sono mai accaduti, che non esistono, partendo dall'Asli, Bertarelli, le quattro due diligence. E poi queste persone qui che parlano di credibilità Ti dicevano fino a due mesi fa l'Inter non aveva problemi. Ti parlavano di, rifine, di rifinanziamento del bond, ti parlavano di garanzie che potevano dare per rifinanziare il bond. Ti stavano raccontando cose che non esistono, perché non possono raccontare che, che, che quelle cose lì perché non ti possono dire la verità. Ad oggi. Questo canale, qua, e ci sono le prove, e qui faccio anche il nome di Fabio Bergomi. Questo fu il primo canale su YouTube dopo cinque mesi che era nato e questa cosa la riprese Fabio Bergomi, non ci conosceva nemmeno ancora Fabio. Noi siamo stati il primo canale su YouTube a dire che l'Inter era in vendita. Dopodiché, dopodiché passando circa due o tre settimane, se vi ricordate, uscì l'articolo di Zazzaroni che venne infamato da tutta Italia. Fate un po' di mente locale. Questo è il primo canale in assoluto su YouTube, con dei professionisti stimati che fino a ieri venivano chiamati cialtroni e figurine. Poi dopo questi cialtroni diranno chi sono e chi non sono quando finirà tutto, ma non manca molto. Comunque da cialtroni e figurine ora sono degli stimati e rinomati professionisti e grazie a loro noi abbiamo raccontato, a differenza loro, a pagamento noi, gratis abbiamo raccontato tutta la verità perché loro fino a due mesi fa ti dicevano che era tutto a posto, raddoppi addirittura ti parlano di acquisti di 50 milioni a gennaio noi abbiamo raccontato la verità perché oggi tutti i giornali parlano di un Inter a livello economico in totale di sesto quindi ad oggi chi è più credibile? fammi capire, noi o loro perché noi, quello che stanno scrivendo questi giorni sui giornali, lo raccontiamo da sei mesi. Noi siamo stati offesi. L'Inter non ha problemi. Zang può rifinanziare. Zang non può più fare nulla ormai. Zang deve vendere e anche velocemente deve andare via. E anche velocemente, non vendere perché ha già venduto, deve andare via velocemente. quale giugno? Non arriverà mai a giugno. Zang, te lo ripeto. Poi queste cose le diremo in live. Quindi chi è che parla di credibilità? Chi ha pagamento? illude i tifosi dell'Inter dicendoti che Lukaku ha solo un'infiammazione perché loro ti vogliono far capire. Io, io sono vicino all'Inter, io ho cioè il selfie o i giocatori. Poi dopo cosa ti dicono? Lukaku, infiammazione. Cosa succede? Questa gente perché poi, fome siccome sono disinformati, fomentano odio perché ci sono le prove. Lukaku ha preso quasi delle minacce di morte oltre alle offese perché la gente diceva hai solo un'infiammazione ti vuoi risparmiare per il mondiale il ragazzo aveva un tetine rotto e gli avevano fatto un ospedale a casa quindi mi fai capire chi parla di credibilità qui chi è più credibile tra noi e chi ci attacca se, allora, se ci vogliamo basare sui fatti è 10 a 0 per noi no? giusto Bettarelli è arrivato l'ASRI è arrivato le due dirige sono arrivate la Superlega che aspettava Zang è partita nessuno gli ha mai chiesto con che squadra ci arriverebbe Zang al 2025-2026 o la Superlega con Geo a 47 anni perché non gli avete mai fatto queste domande voi pagate abbonamenti e che fate donazioni chi sarebbe quello credibile chi sarebbero chi sono quelli credibili fammi aprire di tutto quello che vi hanno detto a pagamento non ne è successa una Ora, ma io sono convinto sono in buona fede loro perché proprio perché non sanno nulla. Allora, io ti dico, noi stiamo organizzando giorno più ormai, giorno meno, perché sarà l'ultima su questo argomento qui, sull'argomento arrivano i sauditi, che noi siamo sempre sulla stessa linea, arrivano i sauditi e, e sa ora si parla addirittura di cambio di proprietà immediato anche alla radio. A Radio Sportiva parlano di cambio di proprietà immediato. Qualcuno nel web parla di cambio di proprietà immediato? No? Qualcuno è stato bannato l'altra sera. Anche noi parliamo di cambio di proprietà immediato. Poi, se vuoi il giorno preciso, non te lo so dare. Lo sanno loro. Io non sono dentro lì a mettere film. Quindi, chi sono quelli credibili? Chi sono? Quelli che eludono i tifosi e ti dicono tranquilli per difendere Zang. Tranquilli, Lukaku rimane all'Inter. Dopo tre giorni va a Londra. Chi sono quelli irredibili? Questi qui sono quelli irredibili? Questi sono quelli irredibili? Noi non promettiamo posti di lavoro in redazione. Non parlo di giornalisti, te lo ripeto. Non parlo di testate giornalisti. Non abbiamo bisogno, anche perché non ci sarà nessuna, nessun posto di lavoro da offrire, te lo garantisco. Quindi, noi come canale degli esonerati a livello morale possiamo avere qualche obbligo con tutti voi followers che siete in tantissimi e che continuate a crescere poi ora c'è un po' di dissesto perché ovviamente qualcuno dice diciamo, ma che cazzo diranno delle robe talmente pesanti e diffamatorie che la gente è un pochino io la capisco le capisco le persone no? io ti posso consigliare una cosa nel dubbio aspetta perché si parla di qualche giorno, aspetta. Ma chi sono quelli credibili? Fammi capire chi sarebbero quelli credibili. Chi non ne ha indovinate una, chi lude i tifosi dell'Inter, dicendo Lukaku rimane e poi il tifoso dell'Inter dopo due giorni si ritrova a Lukaku a Londra. Sono queste le persone credibili. Sono quelle che ti dicono che Zang rimane e aspetta la Superlega. Superlega non esiste, non esisterà mai. Ti dicono che Zang può rifinanziare il mondo quando c'è livello rischio 4. Chi te la raccontava la verità? Noi odora. o Dora o loro? Perché è passato tutto in cavalleria, ragazzi. Stanno parlando tutti di un'interdissestata a livello economico e questi fino a nove settimane fa, e, ed è qui la chiavetta che andrà all'asta, fino a nove settimane fa ti parlavano di lo sponsor, tutto ok, paga, Zang, tutto bene, può rifinanziare il bond, socio di minoranza, socio di minoranza. È possibile che tra chi si fa... È possibile che paga soldi, abbonamenti e donazioni non ci sia un commercialista che gli spiega a questa gente che non è che sono disinformati di più. Tra gli abbonati, tra quelli che, 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 che li aiutano a fare la spesa, è possibile che non ci sia un commercialista, un ragioniere che gli faccia capire che in una proprietà con un miliardo di debiti, con impegno le vuote, a Glastrust Trust, che, tra l'altro prima la Glass Trust non esiste, ora poi esiste. Già questo ti fa capire di quanto sono preparati. È possibile che non ci sia nessuno che gli abbia spiegato. Guarda, che un socio di minoranza in una proprietà con un miliardo di debiti che perde 200 milioni all'anno non può esistere, perché scatterebbero i controlli subito, andrebbe curato uno che uno entra come socio di minoranza nell'Inter per fare che? Per avere tre consiglieri su dieci, accollarti un miliardo di debito, entri con le vuote impegno perché c'è la glass trust? Ti metti a sedere, metti 300 milioni per il 30%, magari e stai zitto? Ma qual è quel malato di mente che entra me socio Questi parlavano di soci di minoranza fino a un mese e mezzo fa. Da lì vedi la preparazione. Chi sarebbero quelli credibili? Cosa sti stanno dicendo i giornali? Noi venivamo offesi, cialtroni. Vogliano il male dell'Inter, guardate che l'Inter è in condizioni pietose a livello economico. Abbiamo incominciato le live con Effenberg da prima, dei Legali e di Alessandria. Abbiamo... Chi ve la stava raccontando la verità? E qui dovete giudicare voi. Allora io ti dico: non esisterà nessuna redazione, noi non promettiamo posti di lavoro, noi non chiediamo soldi alla gente. Ma ad oggi, se vogliamo essere onesti a livello intellettuale. Quelli che vi hanno raccontato una miriade di puttanate solo e esclusivamente per interessi non siamo noi, sono loro. Anche perché quale sarebbe l'ipotesi di questi fuori classe, chiedeteglielo, non arrivano i sauditi, va bene. Chi arriva? Rimane Zang. Come fa Chiedetegli come fa a rimanere zanghi. Questi non conoscono nemmeno i conti dell'Inter se gli fate delle domande sui conti dell'Inter questi non sanno nulla infatti fino a due mesi fa parlavano di raddoppi rifinanziamento bond ora non parlano più qual è la loro versione oltre a fare dissing a noi perché altrimenti non le guarda nessuno di questi fuori classe qual è la loro versione oltre a promettere i posti di lavoro che non esistono, qual è, qual è la loro versione e, e, e ovviamente incassare i soldi dai tifosi interisti ora a te ti sembra giusto che Lukaku si è stato offeso dai social perché le persone sentono che ha un'infiammazione quando questo ragazzo ha un tendine rotto è stato minacciato Lukaku chi è che fomenta odio? chi è che fomenta odio? chi è che ti diceva Zangra doppia eh, ricapitalizza social minoranza? Che ti, chi, è che, chi è che te lo diceva? ecco, chi è quello redibile? Eh, decidete voi Inter-Cremonese, Inter cosa vi ho detto? Non c'è qualità in questa squadra non c'è qualità Indipendentemente ora da chi vuole vendere il cinese prima di andare via, se riuscirà a vendere qualcuno. Io ho i miei, ho i miei dubbi l'intera ultima per dribbling riusciti perché manca qualità non c'è qualità in questa squadra. Non c'è nessuno che salta l'uomo, l'uomo, siamo ultimi per dribbling riusciti. Le Monesi ha cambiato allenatore con il Napoli, ha fatto una grande partita. Cosa vuol dire? Che si esaltano con le grandi squadre. Il cambio di allenatore solamente gli ha fatto bene. Non andiamo lì cercando di pensarla come passeggiata di salute perché se no si fanno le figure di merda come Empoli e come Monza non voglio nemmeno dire cioè, devi vincere l'ultima è classifica, non mi interessa sei in casa loro, hanno cambiato allenatore hanno avuto la vittoria con il Napoli non me ne frega nulla, cosa devo dire ragazzi mi devo, mi devo mettere a commentare anche Cremonese e Inter pensateci bene voi Tornate indietro, tutte le alzate vanno dette a pagamento e quello che abbiamo sempre detto noi. Perché noi abbiamo detto: Arrivano i sauditi subito, il cambio ci sarà subito, non a giugno. Ancora non siamo arrivati a giugno, però le puttanate ti hanno detto loro: già hai modo di verificare, non è vero nulla. Ciao, Vite.